una grande ristrutturazione, una cosiddetta rigenerazione urbana di un'area molto estesa che è proprio in una delle parti più popolose della città. Quindi questo è veramente un grosso passo avanti che noi cerchiamo di fare con i concetti nuovi di rigenerazione urbana, cioè che vuol dire si ricostruisce sempre sul costruito e si ampliano gli spazi con previsione di spazi verdi e di spazi di leisure, come viene chiamato, cioè al piacere e al divertimento delle persone, inclusi gli spazi per i bambini, inclusi gli spazi per, ovviamente, che non possiamo definire di leisure ma necessari, che sono i parcheggi, incluse le aree che si vengono dedicate allo shopping. È un accordo di programma che dà il via dei lavori di recupero che inizieranno già a gennaio di quest'anno e che ridaranno vita ad una delle aree dismesse di questa città. È uno dei pezzi di quel gigantesco piano di recupero urbano che abbiamo messo in piedi con il comune, che parte da Waterfront di Levante di Renzo Piano, dal recupero dell'NBIC, dal recupero del centro storico, dall'abbattimento della diga di Begato e la ricollocazione di tutti gli abitanti in un luogo più consono, e quindi un recupero complessivo del tessuto urbano di Genova. E credo che sia un atto che arriva, sia pur tardivamente, ma ci abbiamo lavorato molto, e sana una ferita che c'era da molto tempo. Qui noi faremo un project financing che metteremo a bando il più in fretta possibile. Oggi possiamo dire che abbiamo avuto concluso il ciclo di tutte le approvazioni, che comprende anche la parte della regione per quello che riguarda le attività commerciali. Quindi avanti veloci. Un accordo che definisce quali tipologie merceologiche si attiveranno nell'area mercatale, area che è ovviamente stata condivisa anche con le C-categorie, con il CIV, e che appunto vanno col dire che delle realtà cioè come i money transfer, sexy shop, vengono vietate proprio per la riqualificazione cioè completa dell'area, e quindi una scelta che va a incidere sulle tipologie merceologiche. Quello che va realizzato dentro l'ex mercato deve essere armonioso rispetto a quello che è esterno. Questo è fondamentale. Abbiamo preteso un campetto polivalente, ci tengo a precisare polivalente, non da pallone. Ci sarà anche un po' di servizi di quartiere, ripeto, quindi anche negozi, laboratori, studi professionali. Il merito di questo progetto rispetto alla versione precedente è di avere del verde attrezzato, cosa che prima non si aveva, quindi aver ottenuto la deroga praticamente dalla sovrintendenza per abbattere gli edifici interni non vincolati, perché 6 sono 6, 4 non sono vincolati, 2 sono vincolati. Beh, guardate, c'è una filosofia che assolutamente non deve guidare questi interventi, che purtroppo è quella che abbiamo avuto sempre in passato, cioè quella di avere un ritorno economico per l'amministrazione. L'amministrazione non cerca ritorni economici, sarebbe la cosa più sbagliata in assoluto. Da questi interventi l'amministrazione deve ricercare la rigenerazione urbana in funzione delle nuove esigenze dei cittadini, e noi dobbiamo rispettare queste esigenze per fare in modo che le cose avvengano, rispettando ovviamente tutte le leggi, rispettando anche le leggi del profitto, perché le aziende che investono poi devono avere il loro ritorno di investimento, ma allo stesso tempo rispettando l'esigenza primaria, che è quella dei possessori del Comune di Genova, che sono i cittadini.